Dovremmo essere in live? Diego, siamo in live comunque. Siamo qua in live con Diego. Su Spider-Man. Dovremmo essere in live. Sì, siamo in live. Ok, va tutto. Ok. Vai, siamo in live. Va tutto. Guarda, vedi che faccio tipo, io gioco da qua, guarda qua, anche se lo schermo è là. E da là si vede in 4K, da qua si vede in 1080p. Adoro sti sfondi, porca troia. Buongiorno Lore. Cioè, ma ne vogliamo parlare di questi sfondi? Lore, che tu sei appena arrivata. Ma questi sfondi quanto cazzo sono fighi. Ciao Lore. Ti saluto anche Diego che è qua in live. Deve vero che sono una festa per me. Quindi mappa. Ah, manca questo pezzo di mappa. Ok, andiamo. E manca anche il pezzo in basso. Io sono uno Spider-Man di quartiere, quindi non dovrei fare tutta sta mappa, però ci sta. E perché frizza di nuovo il gioco? No, a me ha frizzato, ti ha dato tipo una laggata, si è frizzato per un attimo. Cos'è il nuovo equipaggiamento? Che cazzo dice? Brivido la velocità 300 su 600. Diego parla, ti ha detto Lore. Ciao. Penso che ti senti in live. Ciao Lore. Ok, sì, ti si sente. Col cazzo, non mi recavo prima, figurati se mi recavo adesso. Nuovo equipaggiamento, che cazzo dici? Costumi. Per creare, intende. Posso creare anche questo. Eh? Infatti tengo il più figo, però. Guarda che, cioè io non so quale scegliere, guarda questo qua. Questo qua è tanta roba. Poi c'è questo qua che è bellissimo. Era quando era simbionte. L'ho detto, tipo se non sbaglio, quando era simbionte doveva andare a Fantastici 4 per far analizzare il simbionte dai Fantastici 4, no? E gli ha dato questo costume con questa busta per non farsi riconoscere. Poi il costume dei Future Foundation. Questo che è quello di Spider-Man Far From Home, bellissimo. Il costume della scimmia notturna di Spider-Man Far From Home. Non lo so dove è Paolo. Io sono il tuo chattista. Fai il chattista, è vero. È vero che ti faccio moderato. Ah no, non sono col mio primo canale, aspetta. Devo andare. E poi boh. Però se niente.
Che cazzo è? Cioè, cosa fa il coso olografico? La tua metà, adesso che vedete che stordiscono i nemici. Bellissimo! Io per adesso uso sempre questo perché mi piace un botto. Però Marco non è vero che si può... Cioè, ritardato. Non lo so che senti ritardato, è normale. Perché c'è il delay della stream. Attenzione, civili bloccati in auto. Cos'hai fatto? Ma sono fortissimo in questi enigmi. Enigmi quelli tipo mettere le radio a posto, quelle sono bellissimi, mi piacciono troppo. Dov'è lo zaino? Che cioè, dovrebbe essere uno qua vicino. Non c'è. Ah sì che c'è lo zaino. Scusa, ma solo io vedo uno zaino, cazzo. Non posso zoomare, sì che posso zoomare. È qua. Ah, ma perché è là sopra? Ok, a dirlo prima. Comunque porterà anche i DLC di questo gioco. Gli Avengers. L'Olimpo degli eroi. Cos'è che cazzo? Ah, ho visitato la cosa degli Avengers. No, che cazzo ho fatto? Perché c'è Steam? Ha preso la team degli Avengers Tower. Bellissimo, non sapevo che ci fosse questo trofeo. Posso vedere un attimo lo screen? Figata. Ora sono curioso di vedere che oggetto c'è in questo zaino. Lo zaino qua sotto. Ma è così il gioco. Fiala di sabbia. Chissà se aprendolo libererei Sandman. Beh, non ho alcuna fretta di scoprirlo. È anche Diego Tavaroni. Ha scritto ciao. Chissà chi è quel ritardato di Diego Tavaroni. Comunque gli zaini. Diego, visto che tu non hai seguito la mia live di ieri perché sei ritardato. Te lo spiego velocemente. Tu, cioè in giro per la mappa ci sono degli zaini e dei luoghi da fotografare. Poi ci sono anche altri segreti che a me non li fa vedere presto, che sono all'inizio. E ogni zaino. Cosa? No, non ci voglio di farlo adesso. Cioè, se proprio devo lo faccio però. E ci sono questi zaini da collezionare nel gioco che... Ogni zaino c'è tipo un oggetto di Peter. E parla un po', tipo un po' della sua storia ed è tipo bellissimo. No, non posso. Guarda, in questo gioco sono bravissimo, guarda qua. Sono fortissimo, eh. Ecco qua, c'è lo zaino vicino. Ecco qui era il pezzo di che se n'è andato. Sto guardando. Ok, era tornato. Guarda qua. Sono su zaini. Senti quanti oggetti di Peter, no? E c'è tipo... Sì. Ho mai consegnato questa candidatura al Coffee Bean. Avrei guadagnato. È la richiesta di candidatura di Peter. E ti leggo cosa c'è scritto. In pratica gli chiede cosa sa fare, perché c'ha voglia di andare in quella a lavorare al Coffee Bean, no? Lui fa, si chiama proprio così. E lui fa, I love coffee, mi piace il caffè. Oppure, tipo, qualcosa, c'è una domanda che fa,
Hai mai visitato un coffee bean e descrivi la tua esperienza? Ci vado qua con i miei amici e amo il wifi gratis. Perché vuoi lavorare qua? Ho bisogno di soldi. Come ti definiresti come cameriere, eccetera, eccetera, fa. Molti amici mi definiscono simpatico. Ma che cazzo sta? Ah, magari dall'altra parte della strada, non so io. Ma che cazzo può stare sto treno? Mettici la faccia, maledetto giustiziere! Buongiorno! Che cazzo sta? Ma raga, giuro, non ho capito dove sta. C'è scritto che stava sotto, però non pe penso che sia un bug del cosa. Lascia così. Mi devi guardare là fuori. Io intanto non trovo sto fottuto zaino. Trono. Trono. Sì, sono in live, mi disp. Sotto il ponte. Minchia grazie, cioè non c'è lui che mi chiama solo per dirmi le posizioni degli zaini. Grazie. 207, ripeto 207. Denunciato rapimento. Chi mi chiama per dirmi le posizioni degli zaini? Sei un genio. Tanto so che guarderai la live. Poi che bello. Attenzione, 10:34. Ripeto, segnalata aggressione. Che cazzo sta? Richiesti agenti in prossimità di Vanderbilt. No, vabbè, sono ritardato forte, eh. Ma sei serio che non riesco a trovarlo? A tutte le unità, inseguimento stradale in corso. Servono altri agenti. Ma sei serio che non riesco lo stesso a trovarlo, nemmeno col suggerimento. Cioè, manco con l'aiuto di Trono lo già faccio. No vabbè, ma ho un ritardo incredibile io. Non è che qua c'è. Non è che qua devo fare qualcosa. Il costume ha un algoritmo che calcola la possibile destinazione dei rapitori. Ah, è qua. No, non è questo, no, non è quello. È qua nelle rocce in teoria, cioè dovrebbe essere qua sotto. La vittima del sequestro non può essere distante. Vabbè, vaffanculo, va, seguo un attimo la vittima del sequestro. Che palle, oh, sono ritardato forte però. Sì, io non riesco a trovare lo zaino, manco col suggerimento. La vittima si trova in un bagagliaio. Ma dove? È qua da qualche parte. Aspetta, è tipo in un bagagliaio, hai detto.
cazzo mi significa? La vittima è qui vicino. Ma sono ritardato, ma non, nemmeno questo riesco a fare. Aspetta che mi sta chiamando di nuovo Trono. Ha un altro suggerimento. La vittima del sequestro non può essere distante. Sono ritardato, no? Non è colpa mia, sono ritardato, non riesco a trovarlo già nemmeno col suggerimento. Ok, ma non lo trovo, questo è il problema. La vittima è qui vicino. Piuttosto, come cazzo faccio a entrare in sta casa? Un po' qua dentro c'è una vittima, ci dicevano. Sotto il ponte dove passano le macchine, ok, però non lo trovo. Ho un ritardo incredibile in queste cose. La vittima si trova in un bagagliaio. Ma dove? Dai, ma oggi, no, oggi proprio non riesco a giocare a Spider-Man. La vittima è qui vicino. Come cazzo faccio ad aprire sta roba? Ma sono scemo. Non riesco, ho un problema. La vittima del sequestro non può essere distante. Ah, è qua vicino. No, no, chiudo. Dove vi drogate? Oddio. La vittima si trova in un bagagliaio. Ah, vaffanculo, va. Ecco che cazzo era lo zaino. Ah, grande Trono, cioè. Scusa, sono ritardato io. Il problema è che adesso devo trovare lo zaino. Dovrebbe essere qua. Cazzo. Oh, ma problemi seri, nemmeno da sotto. Cioè, nel posto giusto. Vedi la roba che si illumina sopra. Eccola. Ah no, quella lì è una luce. Non so, questa è... Vada a sinistra. No vabbè, ma devo... Ma sono ritardato forte però. Cioè, nella lì ho fatto di tutto e di più. Oggi non riesco manco a trovare uno zaino che sia uno. La festa per me sta per iniziare. Vabbè. Eccolo. Voilà. Adesso guardiamo il regalo di Jameson alla sua festa d'addio al Bugle. Pensavo che nessuno avrebbe ascoltato i suoi talk show. Quanto mi sbagliavo. Sei un pezzo di merda. Dov'è la vittima sequestrata adesso? Dovrebbe essere qua in teoria. Ops, tutto bene. Che cazzo sta? Ah, ecco. Resisti, ti tiro fuori. Oh, ma sono stupido forte. Oh no. Sono tornati. Vai. Non rischiare. Teniamo la terra, non siamo spacciati. Preparati a farti male. Ragazzi, forza!
Dov'è un altro oggetto? Un altro oggetto, un altro oggetto. Che mi diverta lanciarli. Dov'è un altro oggetto? Questo non è lanciabile. Sì, sto scappando. Voglio soltanto trovare un oggetto da lanciarvi addosso. Minchia, che botta. In realtà devo lanciargli un oggetto addosso, quindi seguimi un attimo. Che gli trovo un oggetto da lanciarti. E poi boh, per il resto. Ma non posso lanciargli uno di quei cosi. Ok. No, ma che cazzo però. Dai, l'avevo legato, lo giuro. Missione compiuta. Assurdo che rapiscano ancora la gente nell'era digitale. Possibile non si possa fare sui social un like, un rapimento? No. C'è questo. E poi c'è questa parte di mappa ancora. Ieri ho fatto. Quindi ieri avevo fatto soltanto questa parte di mappa. Cioè ieri ero soltanto questa parte di mappa e mi sono fatto il resto. Cosa? Sì. Negli altri giochi non si poteva. Spider-Man usciva sempre fuori dall'acqua mentre c'era il posto di nuotare. Cioè intendo il primo. Poi negli altri non lo so, devo ancora giocarlo. Il terzo, il secondo. Vero? Ma Spider-Man è un giocone. Evviva, posso fare i miei giochetti. No, aspetta, che cosa mi sto facendo? Aspetta, ok. No, ma avevo sbagliato tutto quanto. Li ho fatti stracorti senza volerlo. Ho continuato a girare la cosa lì. Qua ci sono due zaini qua sotto. Ah no, c'è uno zaino e una foto, scherzavo. Io voglio platinare il gioco al 100%, quindi boh, sì. Sì, cioè a me diverte raccogliere gli zaini. Le foto per adesso no, perché sono troppo da fare. Però le foto sì. Ho capito, è qua sotto. No, che cazzo? Ok. L'ultima partita a cui mi accompagnò lo zio Ben. È da incorniciare. Quanto mi mancano i suoi consigli. Ma un biglietto per... Non hai letto? È l'ultima partita di basket che... non so cos'è. New York, Los Angeles... Basket, sì. È l'ultima partita di basket a cui l'ho accompagnato zio Ben prima di morire. E lui se ne tiene se, come ricordo. E hanno già aggiunto gli oggetti di... Questo casco di misterio ha ispirato le mie lenti. Di Far From Home. Denunciami pure, boccia per pesci. Questa è la boccia di misterio, in pratica. E ci dovrebbe essere anche il fumetto di Spider-Man contro Misterio. Chissà chi ha disegnato questo fumetto su di me. Ha talento. Tenetevi forte, gente.
perché questa è una bomba. Abbiamo in linea una signora a cui Spider-Man ha rapito il marito. Cosa? No, avete capito male. Una banda di criminali ha chiuso mio marito nel bagagliaio di un'auto. Spider-Man l'ha trovato, l'ha tirato fuori e ha arrestato quei delinquenti quando sono tornati a prenderlo. Che ritardato, però. L'ultima parte mi era sfuggita per colpa di quell'incompetente del mio stagista. Ma è possibile che Spider-Man abbia organizzato il sequestro per poi salvare suo marito e prendersi i meriti? Perché perdere tempo con una messa in scena quando può fermare decine di veri crimini? Non è la sessantina. Tanti saluti a lei e consorte, signora. Jared, manda la pubblicità. Licenziati e poi sì, una sessantina, sì. Prima che finisca l'attacco. Ma sappi che sei appeso a un filo. E ringrazia che non ti pago, perché avrei voglia di dimezzarti lo stipendio. Qual è sfruttamento? Qua vicino c'è uno zaino. A tutte le unità civili bloccati nei loro veicoli a seguito di un grave incidente. Sponsorizzarmi? No, vaffanculo, piuttosto. Non faccio la pietà con gente come lui. Ho provato a preparare un fluido di ragnatela sperimentale alla Oscorp durante lo stage di Harry. Non ha funzionato. Quell'azienda mi porta sfortuna. Oscorp di merda. Sì, e io ne ho trovati 25. Ma sì, 55 sono pochi, cioè ti giri un po' la città, è divertente. Poi tipo, cioè, appena salgo di livello mi prendo tipo la doppia ragnatela, che vedi che adesso faccio così e faccio così, no? E tiro una ragnatela e faccio uno scatto avanti. Dopo faccio il doppio. No, non faccio tipo la ripetizione, però faccio tipo due ragnatele di cose così. Quindi sarà più facile per me vincere una città. Cioè non lo farò, cioè non è la prima cosa che potenzierò quando farò un livello. Prima mi migliorerò un po' la difesa. Sono gli artisti cosi, io ti giuro mi diverto. Ho uno zenero qua che lo prendo subito. Che bello questo Spider Peluche! Un designer ha creato questo prototipo per spingermi a chiedere i diritti d'immagine. Ma non posso farlo senza rivelare la mia identità. Ma che carino! Tutte le unità, rapina a mano armata in corso. Agenti a sud di auto. Vabbè, sti cazzi, vai. Prendilo. Vai a prenderlo. Michele? Sì. Potrebbe aiutarmi a trovare un migliore equilibrio tra vita e lavoro, se avessi tempo di leggerlo. No, adesso sono curioso se esiste davvero sto libro. Aspettate un attimo. Ora sono davvero curioso. Allora. Quindi. Work. Life balance for idiots. Ma raga, ma esiste davvero sto libro? No, no, for dummies. Vabbè, non possono scrivere il titolo vero. Però raga, è un libro che esiste davvero? Più o meno. Thank you.
spaccio e criminali. Sempre a braccetto, come latte e biscotti. Ragazzi, non potete continuare a evadere l'imposta sul reddito. Cosa devo fare? Una combo da 10 colpi o più. E poi cosa devo fare? 3 schivate. No, che cazzo faccio? Non posso fare le schivate basse con lui, vero? Sensitivo da... sensitivo ragno. Che cazzo? Minchia, simbo chiudo, basta, ma rotto il cazzo. E niente, mi ha lasciato con un di vita. Volevo fare le schivate e sono morto. Io volevo prendere lo zaino. E giù lo zaino, mi sa. Sì, è giù. Ma nessuno si accorge che c'è un fotto zaino con delle ragnatele. Il trofeo che ho vinto al concorso scientifico di Wilson Fisk, insieme all'assegno. Non potevo rifiutarlo senza destare sospetti, ma non voglio i suoi soldi, anche se ci sarebbero stati utili. Quantomeno ho accettato la fornitura a vita di zaini. Come che ha così tanti zaini? Sono troppo forte. Lo so, lo sento facilissime. Per questo le adoro, perché sono facilissime. No, ho capito, sono tutte facilissime le torri. Lo zaino. Tanto basta guardare un attimo la mappa. Ce l'hanno qua. Easy. Esistono pure i gettoni zaino. Boh, un botto da visitare. Di gettoni zaino, quante cazzo ne ho? 24, vabbè. Che cazzo è questo trofeo? Minchia, ma Steam si avvia sempre, oh. Che cazzo di problemi ha? Fa diverse acrobazie in sequenza prima di atterrare. Figata.
Sì? La ricetta della torta di grano di zia May. Non mi è mai venuta come la sua. Cosa? Spider-Man. Sì. E perché può prendere la storia di Peter Parker anche se lui la sa già? Non è che la sa già, cioè lui prende dei pezzi vecchi, no? Cioè prende gli zaini che aveva nascosto nella città tanto tempo fa, li prende e su ogni oggetto c'è tipo un pezzo di storia da raccontare, tipo oh, questa è la ricetta di zia May, eccetera eccetera. Tra parentesi, non capisco un cazzo, quindi boh. Se no l'avrei pure fatta, ho letto soltanto la parola egg e basta. E boh, qua c'è l'ultima torre. Sì, dopo ho finito di visitare. Guarda qua, la città fatta. Cos'è una città in America? È Manhattan. Sì. Sì? Ciao, trono. Non ho letto il messaggio prima che tu lo eliminassi, quindi boh. Comunque sì, Manhattan è così grande, lo. Non lo sapevi? Qual è l'edificio più alto che c'è? Era meglio che non lo gesti, era uno spoiler. Allora ok, ho fatto bene a non leggerlo. Tutte le unità, rapina a mano armata in corso. Reato segnalato vicino alla Trinity. Io che mai voglio decodificare questo. Ok. Fatto. Sono troppo forte, io l'ho sempre detto. Ho fatto tutte quante le torri. Tutte? Sì. Copertura totale. Oh, mi sono rotto il cazzo di Steam. Attivo tutte le torri di sorveglianza. Come fai a trovare 55 zaini? Se le torri sono sottomesse. Ma non è che ce n'è una per ogni torre. Ce ne sono varie sparse nella città. Le torri erano disattivate. Guarda, vedi? Che ci sono più zaini. Sì. È tipo oh. Oggi? Boh, se riesco li prendo già tutti. Se ci riesco. Cosa poco probabile. Quindi dove sta? Ah, ecco. La famigerata ricetta dei fagottini. I fagottini. Mancava l'ultimo passaggio. Non abbrustolire l'appartamento di MJ. Bel lavoretto, eh? Sì, te lo concedo. Quindi permetterai a una certa persona di festeggiare con noi? D'accordo, ma fai in fretta. La speranza stava svanendo. La minaccia incombeva, ma il brillante intuito di Spider-Cop e la determinazione del capo permise di chiudere il caso. No, sei un tesoro. I due erano un abbinamento ardito, come il cioccolato e il burro. No, sono io Spider-Cop. O la lasagna a colazione, eppure erano vincenti. Ok, può bastare. Ci sentiamo dopo, Spider-Cop. Inizia ad apprezzarlo, vero? Sì, senza alcun dubbio. Ah. Non me lo chiedere. Sì, io odio tutti quanti gli spoiler, penso di non essere l'unico. Allora, ti spiego la storia visto che tu ieri in live non c'eri. In pratica c'erano delle torri della Oscorp che erano fuori comunicazione. Quindi le devo decodificare, eccetera, e metterle di nuovo in funzione, no? A tutte le unità. No. Segnalata rapina. Cioè sì, li ho letti. In pratica il mio obiettivo quello di era di riattivare tutte quante le torri. E adesso c'ho tipo tutta la mappa della città. Con tutti quanti gli obiettivi, quindi le foto dove devo farle, gli zaini dove li devo fare. Sì, sì, io facevo il fotografo, poi ho lasciato il. Secondo me si chiama bug, qualcosa del genere. Attenzione, c'è un'aggressione in corso. Il bugle, qualcosa del genere si chiama. E ora vado a fare le missioni storia. Quindi non esploro più la città, faccio un po' di storia.
Sì. Amici, sapete che non è mia abitudine promuovere teorie complottiste, tranne quelle che meritano un approfondimento come questa. Sembra che Spider-Man arrivi di continuo sulle torri radio. All'inizio pensavo volesse sabotarle, ma pian piano si è insinuata in me un'idea persino più allarmante. Forse con il pretesto... E c'è Steam. Cos'è che ho attivato? Percorri i tetti della città. Sì, cosa devo fare? Boh. ...di proteggere i cittadini vuole solo intercettare le nostre conversazioni private, segreti d'affari, movimenti delle carte di credito, le telefonate piccanti con vostra moglie quando siete in tour per presentare un libro e vi sentite soli. Oh, capita. Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Ehi, Peter. Su Spider-Man? Nessun lavoro. Ok, non vi faccio parlare. Scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, 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 non intendevo quello. Insomma, sono qui per... volevo parlarti. Ecco, attore nuovo, attore vecchio. Non c'è nessun attore, questo è Peter Parker, quello dei fumetti. Peter, sei nei guai. Ti servono solo? No, no, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma no, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme. È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Wow. Peter? È incinta. Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmi? Beh, ho fatto nascere dei piccoli ragnetti. Mi hai aiutato con il college, hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Che carini. Segura, mi sa che mi ha fatto uno spoiler, perché ha scritto lì di merda. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre che aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Oh, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Un messaggio vocale di lui, meglio ascoltarlo fuori. Problema 1. Dove si esce? Dove esco? Ah, era l'uscita. Bene. Non posso saltare da una parte all'altra, no, eh. Ci vuole come scendere le scale per non farsi male, poi si butta dai palazzi senza problemi.
Ok, qua è l'uscita. Sei Peter, no? Tua zia ci ha mostrato alcune tue foto da bambino. Sono Gloria, una nuova arrivata. Mi ha indirizzato Spider-Man. Ah, giusto. Cioè, grandioso. E che te ne pare? Brave persona. Potrei decidere di restare, per quanto. Beh, non devo fare niente da nessuno, chi sono? C'era Otto, lo scienziato, che aveva visto che avevo il costume, che ci stavo lavorando su. E lui non è che pensa che io sono Spider-Man, pensa che io sono l'ideatore delle tute di Spider-Man. Quindi boh, per adesso pure Otto pensa che io non sono Spider-Man ed è stupido in culo. E gli sfondi no, questo sfondo l'ho già visto. Però cambia anche lo sfondo in base all'ora della giornata. Bellissimo. Mi sa che salgo di livello. Un messaggio di Yuri. Ehi, è scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita? Che ridere. Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Dobbiamo andare in pratica a 2000 metri. Ma sì, no. Ma sì, posso girare tutta l'Italia in 5 secondi se posso sparare, mi sembra giusto. Aspetta. E là. Scusami. Ha detto che si è spaventato e che si è cagato sotto, eccetera, Peter, eccetera. Non ti ho più visto alla festa. Sì, sono andato in laboratorio, scusa. Non devi scusarti. Quello che hai detto significa molto per me. A volte mi sembra di non fare abbastanza. Non pensarlo nemmeno. Dopo aver perso i miei genitori e zio Ben, non so proprio dove sarei finito senza di te. Neanch'io ce l'avrei fatta da sola, Peter. Volevo solo che tu lo sapessi. Sia me, io non so cosa dire. Oh, ma il signor Lee ha bisogno di me. Devo andare. A presto, tesoro. Ti voglio bene. Anch'io, me. Possibile spaccio di droga in corso. Unità in zona. Procedere con cautela. Sì, il parco vuoli, esatto. Che se guardi, aveva ragione, è un fottuto rettangolo. Però è bellissimo come parco, te posso dire. Io mi ricordo che tipo quando giocavo a Spider-Man 1 ci passò sempre sopra, non so perché, ma mi piaceva un botto fermarmi un attimo nel parco e poi ripartivo. Ed è tipo, penso, l'unica foto che ho scattato di mia volontà, senza... Mi ha chiesto discrezione, ma è un ingresso sul retro. Cioè, senza obbligarmi a il gioco a farlo. Non devo sfondare, devo essere stealth. Tre spettatori. Tre spettatori. Però aspetta, tu sei secondo live. Leggo i commenti da lei, quindi sì, la seguo. Quando avrò il secondo monitor non dovrò più farlo. Sto perdendo la pazienza. Dov'è quel possibile dossier? Seguo. C'è altra gente qui, l'avranno preso. Quelle maschere, chi sono questi tizi? Se non sbaglio sì. Qui ci siamo solo noi. Sì, se non sbaglio sì. Dobbiamo trovare il dossier, altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono la uccideranno. Devo agire in silenzio. Devo fare le cose furtive finalmente. Non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto, invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. Ecco l'andare di là. No, devo essere stealth, devo ucciderli senza farmi vedere. Io questo lo sarei già caduto da me. Devo fare rumore, non posso allertare gli altri.
Ecco, queste sono le eliminazioni furtive, che qua si chiamano le eliminazioni a sporgenza, però sembrano comodi, dovrebbero essere quelle furtive. Il prossimo tubo è qua. C'è il prossimo coso di aiazione. Là dall'alto. Attento. Aspetta, no, devo farlo. Sì, all'inizio sì, solo che adesso non ho più sporgenze. Cioè, non mi deve vedere troppa gente, perché sennò l'ammazzano quella. Quindi boh, il capo non deve sapere che io sono qua. Boh, ok. Non ci sono più. Eh? Perché se schiaccio qua mi fa un controllo da stanza. E vedi che là, questi qua in rosso sono altri nemici. Ci sono, uccidere una persona. Un bot, ma non devono uccidere una persona, devono tipo. Cioè sono scagnosi fisi da quanto ho capito. Inizio a spazientirmi. Lei è quella che non devono uccidere. Me l'assicuro! Devi avere lei in dossier! Se qui c'è qualcuno, dov'è? Non lo so! Muoviti, Pete, prima che i delinquenti delinquano. Non potevo fare l'eliminazione furtiva, così almeno questo stronzo moriva e quella lì. Vabbè. No, io non mi cago. Fanculo tutto, io non mi cago da qua. Ah, ok, c'è la trave. Yo, Kylo! Tirarli. Come l'unico modo. Cioè, li attivi sotto e poi uno lo prendi da lui uccidi. Poi non so. Uno fatto. Bellissimo. Bene. Ok. Ehi, quella cos'è? Sono sicuro appartenga. Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni film. Ehi, Pete. MJ. Mary Jane. MJ? Che cosa c'è mai qui? Quello che fai tu. Lavoro. O almeno ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Robby ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh, in realtà Robby non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson, scriverò un pezzo sulla statuisca. Salve, Craig l'aveva annunciato per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no. Temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo. Mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che a quanto pare dovremo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so. Magari il pezzo sull'espressionismo?
A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. Craig, non importa. Tutto ok. Cominciamo. Adesso giocano come... Quando vuole, mi trova accanto alla statua del... Adesso devo giocare come Mary Jane. Quello che anche qua mi fa vedere con cosa posso interagire. Perché? Perché secondo me, cioè, hai visto, Pulper per l'intervista ha detto... Capisco le ragioni di Peter, ma la faccenda degli eroi mascherati non mi è mai andata giù. Sembra quasi che un vero eroe debba sparire dietro alle sue azioni, senza assumersi ha dovuto farlo. Responsabilità. Lo so, però... Se l'eroe fossi io, sarei orgogliosa delle mie azioni. Cosa? La mia voce, è quella di un bambino di 3 anni, esatto. Scommetto che Fisk si vedeva così. Un grand'uomo votato a compiere imprese straordinarie. Nulla di più sbagliato. Non so perché, ma lui mi ricorda quel... Ma sì. Io tengo nel caso qualcuno scrivesse, perché è questo problema. Quando appena la chiudo qualcuno scrive. Primo scontro, Fisk ha usato questa per affettare Peter. Quella volta Peter è fuggito. È crollato in mezzo morto nel mio giardino. E ho dovuto rubare la macchina di papà per portarlo in ospedale. Il primo dei troppi momenti MJ infermiera. Voi pure raccontano pezzi della serie di Peter in pratica. Ricordo quando Fisk iniziò a trafficare manufatti come questo. Comprò il porto per coprire ogni traccia e licenziò tutti i vecchi dipendenti, incluso mio padre. Quanto vorrei che papà fosse qui per vedere la situazione ribaltata. Questo samurai mi ricorda quel samurai giapponese che era morto in piedi, tipo. Cioè non era caduto dopo la morte. Non so perché, ma mi ricorda quello. No, io adesso guardo un po' tutte quante le robe che ci sono. Simcaria. Ne hanno parlato al TG. A volte ho l'impressione che la storia del mondo sia scritta da uomini che giocano a travestirsi e poi finiscono per litigare. Ciao, 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 ciao. Ma chi è questo ritardato? Che ha scritto ciao 5 volte. Mi piace. Non sopporto questa immagine. C'è troppa tensione tra le due figure. Questa immagine non so perché, però mi ricorda anche lo Ying e Yang, perché uno è bianco con la corona con la corona che lo avvolge nera, e uno è nero con la corona che lo avvolge bianco. Quindi, cioè, mi ricorda molto lo Ying e Yang. Potrebbe anche raffigurare che tipo in quello che fa, cioè in lui, che dovrebbe essere il portatore del bene, abbia, cioè quello che fa c'è sempre un fondo tipo malvagio, e in lui, che dovrebbe essere cattivo, quello che fa sempre, cioè quello che sceglie le decisioni malvagie, in tutto questo ci sia un fondo di verità, di cose giuste che abbia fatto. Parte di me vorrebbe mollare tutto e viaggiare per il mondo. Ma la mia vita e il mio lavoro sono qui. Mi avvisi quando è pronta. Certamente. Non c'è più niente da visitare. Se ti facessi una foto? Iniziamo dal pezzo forte, un Kaki e Mombaku unico nel suo genere. Magnifico, è un Mifune. Esatto, il signor Fisk ha un gran gusto.
Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Mo che cazzo devo fare? Vai avanti. Sono qua, ti svegli. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? No, no, certo che no. Non che io sappia. Veloce, però muoviti. Mi farei sicuro inquadrare lui. Ti svegli. Guardi gli interessi d'oro su questo servizio da te cerimoniale. Ho un amico in procura e lui pensa che Fisk si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Io non sono al corrente delle sue operazioni. Oh, no, certo. Mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si metta lì. Lì dove? È proprio sicura di non voler dire niente riguardo le attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa? Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Cavoli. Aspetti qui. Non posso entrare, ma mi vedrete. Pronto? Craig, mi senti? Craig, ti richiamo dopo. Mia cara, credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segua. Grazie. Questa è una galleria splendida. Senza dubbio, ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Ma fotti. Torno subito. Hobbs, non volevo. Ciao Craig, speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Devo entrare nella stanza privata. Se ho ragione su quella statua, ne uscirà una storia sensazionale. Come? Rimandato l'appuntamento. Se non è la tua giornalista, allora chi è? Chi c'è nella mia casa d'aste? Tutti. No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo Investigativo. Ci leva dal cazzo sta qua. Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa dal collo. Cavolo, è fuori di sé. Certo che è una minaccia, Craig. Pete me ne aveva parlato. Fisco lo usava per nascondere le prove. Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre. Ma come si fa? Dietro di loro c'è il mio. Ma sembra diverso. Devo girare il mio. C'è nient'altro da guardare, cazzo. Lei e Fisk sembrano grandi amici. Io non posso fare nient'altro. Quindi? Non ho capito.
E quindi non ho capito. Che cazzo devo fare? Ah, c'è anche questo, ok. Ha qualcosa in mano. Potete spezzare anche nei cassetti? No. La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Non posso guardare qua. Ok, sì che posso girare. Forse questi pezzi si muovono. No, no. Cioè, scusa, questo braccio non si muove. E guarda un attimo com'era qua. Sicuro che non gli devo dare questa roba in mano. Era girato bocca chiusa. Ma come l'ho messa io più o meno. Adesso non so il coso. Il catalogo indicava due posizioni. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Ecco, potevo chiudergli la bocca. Ci sono quasi. Lo sento prendere di questa? Manca solo un pezzo. Mi sembra di averle già viste. Sono un fottuto genio. Così non va. Potrebbe, ma non è quella giusta. Scusa, non teneva questo in mano. Ti prendo questo un attimo. No, non era questo, era quest'altro. Ha qualcosa in mano. E questo cazzo? Ma cos'è? Il braccio abbassa ancora di più. È per il braccio, dici? Non è per un altro di questi oggetti. Perché non posso più abbracciare il, abbassare il braccio. Fammi provare con questo. Perfetto. Vedi, era questo. Però era più grande quell'altro. Cioè dalla foto sembra più grande. Cosa sarebbe? Ma che? Signore, mi scusi. Non può. Ci mancava. Dov'è la statua? Là dentro. Ho capito cosa è successo. Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. D'accordo. Ok, tu nasconditi là.
e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Ok, ho finito anche quest'altra missione. Ho cambiato profumo. Concentrati, Pete. Sì, sì, certo. Devo togliere di mezzo quei ceffi prima di proseguire. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del... Sono fottuto se non esco da qua. Ecco, l'hanno ucciso. Devo rifarlo. Cazzo. L'ostaggio. Devo rifarlo. Sono bellissimi gli sfondi. Ma sì, no. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta. Cazzo, sono forte. Sì, sì, che non ho visto che c'era un altro di questi. Facci una dormita. Meglio non far rumore. Ok, la stanza è libera. Ok, ho fatto. MJ. No, hanno l'ostaggio MJ adesso. Hanno visto che le ha il dossier. Fermi! No. Via! Prendere ostaggi è da pigliacchi, ragazzi. Perché le vostre mani brillano in quel modo? Siete fantasmi! Non ho mai combattuto un fantasma!
affrontato vari spettri prima d'ora. Ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. Tutti i fantasmi sono spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro, no? Ah, più che un fenomeno soprannaturale, questa sembra energia. Ok, lascio affrontare un fantasma nella lista delle cose da fare. Porca troia. Quanto cazzo di male fanno sti stronzi. Cazzo fatto. Ecco sto stronzo con la pistola. Fatto. Minchia, è arrivato boss finale col martello di Thor. Vuoi vedere che questo te lo faccio fuori con un solo colpo? Cioè, non con uno solo, però con tipo un paio di colpi. Vabbè, altra gente no, eh. Cazzo, ma non le schiva. Bellissimo. Devo farlo su di lui l'attacco Cody. Boh, distrutto anche lui. Esercizi cardio fatti. Sono salito anche di livello, mi sa comunque. Sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Bella live, grazie Trono. Non so che la mia è una bellissima live. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Mai detto di esserlo. Piacere. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui. Sto oggi registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Sei mesi di pausa sono fatti sti stronzi. Are you seriously, man? Che ne sono a proposito? Oggi di nuovo live fino a mezzanotte, mi sa che farò. Oggi mi sa che farò un'altra live fino a mezzanotte. Buongiorno. Per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Beh, visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale, di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati, che ne pensi? Beh, che siamo a New York, e tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso.
ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che la Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry. Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Octavius si chiama, non Octavius. Ho sempre sbagliato nome. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma forse è così negativo. Insomma, un sacco può contenere cose utili. Mm? Che ne so, dei soldi, le chiavi, no. Regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. Quanti cazzo di crimini ci sono a Manhattan? Cazzo di crimini. Bello vedervi di nuovo insieme. Sta lì! Siete sempre stati i miei preferiti. No, vabbè, l'hanno messo pure in sto gioco. L'hanno messo pure in sto gioco. No, mi viene da piangere. Sono salito di 2 livelli comunque. Ehi, sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico... Quindi aspetta che nei costumi ho un nuovo costume. Bellissimo. Poi posso prendere anche. Ci sono 2 nuove modifiche costume, che sono, vabbè, quelle del nuovo costume. C'è questo nuovo gadget. Lo spider drone, bellissimo. Io adesso devo vedere qua cosa voglio fare però. Penso che prenderò questo. Ok. Questo cosa fa? Figo. Però per adesso io prendo questo. Guarda, adesso sono molto più veloce per nella città. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola. Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Stai di sicuro una missione che chiederà di fare le acrobazie per una 30 secondi? Peter, solo una domanda. Le attrezzature che hai costruito per il tuo amico non sono rimaste in laboratorio, vero? Per me non è un problema, ma se il comitato dovesse tornare... Non si preoccupi, Doc. Sto sempre attento a non lasciare nulla in giro. Ma la ringrazio per l'interessamento a nome del mio amico. Ha già fin troppi nemici in città. Quel buffone di James nel suo branco di pecore. Ma per favore, chi ambisce a compiere grandi imprese non può cedere di fronte all'arroganza. E mi riferisco anche a noi. Parole sante, Doc. A presto. Mano armata
È bellissimo viaggiare per la città con la doppia lentiere. Attenzione, segnalata attività di spaccio in corso. Reato in corso a Dutch Town. Passo. Non muoverti uno. Boh, questa è l'ultima missione che faccio, poi chiudo la live, mi sa. Ah, devo fare la mia prima boss fight. Sul serio? Questa l'ho già sentita. È culo che ho preso questo potenziamento. Perché lo rincorre molto più velocemente. E questo? A che ti servono i soldi? Scusa, le onde d'urto come. Volevo solo fare conversazione. Basta chiacchiere. No. Ma immagina che meraviglia se riuscissimo a stabilire un legame emotivo. È un'umana. Aspetta, dimenticavo. Tu non provi emozioni. Avanti, Herman. Questo gioco del silenzio non è divertente. Sì. Sei cosa le onde d'urto per guardare da un braccio all'altro. Che c'è? Rispondi solo non se ti chiamo Shocker. Signor Shocker? Che cos'è? Non devo fuggire. Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così stupido. Devi essere disperato. Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno. O per qualcuno. Puoi dirmelo subito o aspettare che ti faccia sputare il nome a pugni. Scegli tu. Via! Perché non me l'ha schivato? Sta scappando. Delegnane. Spider-Man, hai meno personalità di un cavo di rame. Ma il tuo costume è spettacolare. Mi daresti i dettagli tecnici? Forse dopo. Ottimo lavoro, Spider-Man. Hai scoperto il suo movente? Ci ho provato, ma non è un tipo loquace. In più, credo mi detesti. Non è l'unico, in effetti. Ma tu mi ami, vero Yuri? Ti tollero. Wow,
È la cosa più carina che tu mi abbia mai detto. Ho qualche attimo libero. Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera. Oh, MJ. Ciao, MJ. È ancora sveglia? Stavo guardando le ultime notizie. Stanotte hai fatto baldoria con Shocker, vedo. Sì, era stranamente combattivo. Comunque, grazie ancora per la cena. Come posso sdebitarmi? Un modo c'è. Hai ancora la maschera della galleria? Certo. In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee. Martin Lee? Perché? È laureato in storia dell'arte. Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera. Ok, tienimi. Giornata. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di grosso sotto. E voglio essere io a raccontare questa storia. D'accordo. Quindi posso chiamarti... sempre? Certo, sempre e comunque. Oh, quindi ci parliamo di nuovo. Forte. Vabbè, io questa missione l'ho fatta. Penso che la boss fight con Shocker fosse più difficile, sinceramente. Comunque, boh, la live la chiudo qua. Dopo aver preso sto zaino, perché è qua nelle zone. E lo volevo prendere. Ho solo recuperato il suo palloncino prima che volasse via e lui mi ha donato questo. Piccoli gesti che ripagano dei sacrifici. Thank you, Spidey. Bellissimo. Vedete se posso fare qualche costume? Mi sa di no, comunque. Posso fare questo, che è quello normale. Il costume classico riparato. Poi mi mancano questi due. E questo. E lo trovo tutti quanti gli zaini. Allora, la chiudo qua. 30 zaini su 55. Vogliamo soltanto due secondi cosa... Qual è l'obiettivo delle liane? Che sono curioso. Dal 2... Quanto ero prima? Dal 2% al 12%. Aspetta. Re degli anni completa un traguardo di mobilità livello 1. Ah, ok. Ok, ho capito. Dal 2% al 10%. Con solo, boh, 6 trofei in più. Noi ci vediamo alla prossima live, in un prossimo video di Spider-Man. A domani, giocatori. Aspetta che sento il coso di... Del bugle. Convinta che stiamo tutti meglio solo per merito di Spider-Man. Vediamo se riesco a farla ragionare. Sei in onda con J. Jonah Jameson. Beh, personalmente non avevo mai visto Manhattan così tranquilla e sicura. Da quando è arrivato Spider-Man sembra tutto un altro quartiere. D'accordo, parliamone. Prima la città era in mano a poliziotti e pompieri che svolgevano un eccellente lavoro. Il crimine esisteva, certo, ma era sotto controllo. Ora invece abbiamo qualcosa di mai visto prima. Maniaci che sparano fulmini dagli occhi. Cumuli di sabbia ambulanti. Nazisti fatti di api! Ma Spider-Man li ha sbattuti in cella, no? Ti sfugge il punto! Non esistevano prima del suo arrivo. Nel migliore dei casi li attira come mosche, ma spesso mi chiedo se non siano in combutta. Wow, è la prima volta che sento dire in combutta dal vivo. Comunque, non sono voglio neanche io. Immaginare cosa accadrebbe se altri mostri invadessero la città e Spider-Man non fosse qui per noi. L'ennesima causa persa. Ciao! Ritardato quello. Vabbè, io la leggo qui qua, ci vediamo nella prossima live. Con un prossimo video. A domani.